Bentornato al professor Massimo Galli, direttore delle malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano. Buonasera. Buonasera, bentornato al professor Andrea Crisanti, professore di microbiologia dell'Università di Padova. E ciao Lucia, che sei già collegata con noi. Allora, professore, l'ha vista la Juventus? L'abbiamo fatta vedere stasera? Professor Galli? Francamente non è che mi interessasse molto la Juventus. Non la interessava, va bene. Allora spero che abbia visto noi invece della Juventus. Più senta, voi che la Juventus. Più voi che la Juventus, per fortuna. Senta, ci dica però subito come è la situazione, cioè che cosa succederà nelle prossime settimane, visto che questa diffusione delle varianti, a differenza forse dell'inizio del coronavirus, sembra essere partita prima dagli altri paesi europei e sta arrivando invece adesso in Italia. Cosa dobbiamo prevedere da qui a 20 giorni? Ma la terza ondata, e non amo usare questo termine, ma temo tocchi usarlo, è partita, e non è partita ora, è partita già da qualche tempo. È partita da qualche tempo sostenuta, e proprio per questo di terza ondata si può meglio parlare, sostenuta proprio da queste varianti, cioè da questa variabile aggiuntiva, questa realtà nuova rappresentata da varianti che hanno anche una maggior capacità di diffusione. Prima quella inglese, che probabilmente anche per prima è arrivata, e ahimè ormai è palese la presenza in alcune aree della nazione, ma anche abbastanza diffusamente anche delle altre due. E quindi in una situazione di questo genere siamo di fronte al virus che una volta di più conduce le danze, e a noi che lo inseguiamo, anche dopo aver più volte insistito, giusto con Andrea Crisanti, che saluto e che qua stasera, è un bel po' che ci lavoriamo, dopo aver insistito pesantemente, per quanto pesanti potessimo essere, fino alla noia forse, sull'importanza di andare a studiare proprio le varianti e la loro diffusione e monitorarne in maniera corretta la presenza nel paese, perché credo che sia comunque un elemento fondamentale per poter cercare di evitare problemi. La realtà purtroppo è questa, e con questa realtà dobbiamo fare i conti. Ripeto, la terza ondata, ahimè, è partita. Ma quindi è una realtà destinata a peggiorare per ora, professore, destinata a peggiorare? Ho letto addirittura che, non so, Pregliasco dice a fine marzo arriveremo a 40.000 contagi. Le sembra una previsione credibile o sono numeri? Pregliasco è un altro collega che ha dimostrato di non parlare mai a vanvera, ma parlare con informazione e attenzione in tutto questo lungo periodo della pandemia. Io mi auguro che così non sia, ma temo che abbia ragione, insomma. Possiamo cercare di sperare che il virus ci possa fare alcuni sconti e che la possibilità magari di arginare nei prossimi giorni maggiormente con gli interventi, ad esempio calibrando gli interventi delle vaccinazioni possibilmente più estese possibili e delle chiusure, che si possa contenere un fenomeno che però, ripeto, è già partito. I casi che vedremo questa settimana sono casi di persone che l'infezione l'hanno già contratta, certo. non nuove infezioni. Il punto è quante altre infezioni avverranno nel corso della prossima settimana e quanto ulteriormente si espanderà il fenomeno. Senta, lo dico con profonda tristezza, certo, ma uno degli scenari peggiori che si potevano verificare si sta verificando. Ecco, perché lei, professor Crisanti, proprio per confermare quello che ha detto Massimo Galli, e proprio ieri ho letto che in un'intervista ha detto non si poteva fare peggio di così. Questo riguarda, diciamo, al nostro paese. Siamo stati tra quelli che hanno sbagliato di più al mondo? L'Italia? Lei pensa questo? Guardi, siamo sicuramente... siamo stati quelli che siamo stati investiti per primi e ci ha trovato completamente impreparati.
Penso che a febbraio, marzo, aprile gli italiani hanno risposto coralmente all'invito del governo di rimanere a casa e di applicare tutte quante le misure. Siamo usciti da questa situazione e irresponsabilmente si è pensato che il virus non ritornasse. Io non capisco con che basi sono state prese delle decisioni e sono state ignorate tutta una serie di misure che potevano essere prese allora. La situazione in cui stiamo adesso è il risultato di quello che è stato fatto a maggio, giugno, luglio, agosto, settembre. Guardi, io non ho grossi problemi per attribuire errori durante la prima ondata, perché in qualche modo ci ha trovato tutti quanti impreparati, ma quello che è successo a ottobre e novembre con 70.000 morti e obiettivamente questa terza ondata lasciano un po' perplessi, anche irritati, se permette. Ecco. Cioè, secondo lei dovevamo avere delle misure più rigide, fare più lockdown, chiudere più ampie parti del paese? Dovevamo fare questo, perché i vaccini non è colpa nostra se non ce l'abbiamo, colpa dell'Unione Europea che ha portato avanti male la trattativa. Che dovevamo fare che non abbiamo fatto? Ma guardi, noi quando avevamo 150 casi al giorno non abbiamo pensato a quello che sarebbe potuto succedere a ottobre-novembre. Avremmo potuto creare un sistema, non dico uguale a quello della Nuova Zelanda o dell'Australia, ma ci saremmo potuti tranquillamente avvicinare a quel sistema. Avremmo potuto cambiare, modificare e migliorare il sistema di monitoraggio per modificare le misure di restrizione sulle varie zone e farlo più tempestivo. Noi in questo momento, fino adesso, siamo stati come una macchina che andava in corsa davanti guardando con lo specchietto retrovisore, perché questo è il calcolo dell'RT, ci dice quello che è successo 10 giorni prima. La tempestività è una delle armi più importanti per poter combattere efficacemente la pandemia. Cioè, questa è una delle tantissime cose, guardi. Vabbè, insomma, stasera è Lucia. Diciamo che li vedo tutte e due molto scoraggiati in un certo senso da quello che sta succedendo nel nostro paese. Ma hai anche tu questa sensazione di essere un po' tornata al punto di partenza? Io sono ancora più che scoraggiata. Con 100.000 morti in più, però, che fa la differenza. Sono parte del pessimismo. Mi è capitato di dire l'anno scorso, proprio all'inizio, in un seminario, peraltro pubblico, dove saremo, io ho detto se continua così e questa è la crescita, saremo a 100.000 in un anno. Un paese con 100.000 morti non è più lo stesso paese, questa è la cosa che mi scoraggia, ma forse la cosa che mi scoraggia ancora di più, e approfitto dei due medici che anch'io sento spesso, ho intervistato spesso, insomma, che ringrazio per il loro lavoro come tutti, devo dire. Oggi abbiamo un nuovo governo, voi pensate che abbiano messo in campo delle misure che cambino drasticamente quel tipo di iter che voi avete in qualche modo considerato entrambi inadeguato? Vedete dei segni? Non è tendenziosa la mia domanda, è una domanda, vorrei capire da persone che sanno di più se effettivamente stiamo prendendo una strada e una strada migliore. Professori, chi comincia? Io penso che... Sì, posso cominciare io così poi? Ma guardi, penso che innanzitutto l'agenda finora l'ha dettata il virus. Il virus, oddio. Sicuramente un cambio di persone, un approccio diverso porta idee nuove e penso che in questo momento sicuramente ce ne abbiamo bisogno di idee nuove e di energie fresche. C'è la variante dei vaccini che sicuramente è un elemento di grande ottimismo, bisogna saperli usare bene, bisogna saperli usare tempestivamente, bisogna capire che cosa significa vaccinare durante periodi di elevata trasmissione, quali sono i rischi, bisogna capire la minaccia portata dalle varianti, bisogna mettersi in testa che contro le varianti resistenti al vaccino bisogna applicare tolleranza zero, perché altrimenti risettiamo l'orologio indietro di diversi mesi
E io mi auguro che presto venga lanciato un programma nazionale per il monitoraggio delle varianti, mi auguro che venga applicata tolleranza zero laddove ci stanno dei focolai con varianti potenzialmente resistenti al vaccino. Ecco, io penso che queste sono assolutamente le priorità per poter arrivare a una campagna vaccinale che abbia successo e ci protegga. E poi, una volta completata questa campagna vaccinale, bisogna tenere presente che il mondo non è che seguirà il nostro stesso ritmo, dovremmo proteggerci dai casi di importazione e potremmo proteggerci dalla minaccia di importare varianti resistenti al vaccino. Quindi di nuovo bisogna creare un sistema di monitoraggio e di capacità di realizzare tamponi molecolari che ancora non abbiamo. Ecco, allora, professor Galli, però noi qui stiamo tutti sperando naturalmente di poterci vaccinare il prima possibile, ma quel traguardo a me sinceramente sembra lontano. Poi voglio credere alle previsioni di questo esecutivo che dice che arriveranno milioni di dosi e che da fine aprile la somministrazione dei vaccini non sarà più un problema. Lei la ritiene attendibile questa previsione? Che vuole che le dica? Ogni giorno ci sono speranze e docce scozzesi. L'ultima è che anche il vaccino Johnson & Johnson probabilmente non rispetta i tempi previsti o proposti di consegna delle dosi all'Europa. E questo mi sembra un reiterarsi di circostanze che francamente diventano fastidiose da sopportare, da reggere. E soprattutto resta l'incertezza di fondo sull'effettiva consistenza della fornitura di vaccini, che diventa indispensabile per fare le cose assai rapidamente in un momento in cui la rapidità nel vaccinare è anche cruciale, non è una cosa fatta tanto per farla. Più gente saremo in grado di vaccinare, non soltanto nelle fasce più deboli e più fragili, che sono in priorità, ma anche se si riuscisse vaccinando per zone, nelle zone più colpite dall'infezione, più riusciremo a circoscrivere l'ulteriore diffusione dell'infezione, certo. Più eviteremo che le varianti nuove e particolarmente diffusive riescano a mettere in condizione di finire in ospedale o peggio molte persone. Mal che vada, avremo di queste varianti delle infezioni blande e non delle infezioni mortali. Ecco, però mortali. Professore, questo va bene, ma quindi lei non ci crede che a fine aprile non ci sarà più questo problema? Cioè il problema dell'arrivo delle scorte di vaccino che l'Unione Europea e anche l'Italia pensavano di poter avere già a disposizione dai primi mesi di quest'anno, invece non è andata così. Oggi Johnson & Johnson, come ricordava lei, neanche ha cominciato la sua fornitura nei confronti dell'Europa, che già ha detto, poi ha smentito, che comunque non sarà quella prevista. Quindi come facciamo a fidarci? Appunto. Cioè, lei non si fida, non è che sono io che sono un po' difficile. Che vuole che le dica? Io vorrei essere al massimo ottimista. Ad esempio, comincio a trovare abbastanza irritante la piccola critica costante sull'organizzazione che nelle varie aree del paese c'è in merito alla potenzialità, capacità di vaccinare. Evidentemente tutto il sistema deve essere messo in condizione di funzionare, può avere delle difficoltà iniziali, però questo è un altro di quei momenti in cui un paese dovrebbe trovarsi unito e tirare tutto quanto in una direzione, cercando di superarle queste difficoltà con un atteggiamento certo, positivo e non ostativo. Però il dato di fondo è che senza vaccino, insomma, senza farina non si fa il pane, senza vaccino non si vaccina. E questo è il certo, punto che maggiormente preoccupa. Poi mi auguro che queste preoccupazioni siano preoccupazioni da una parte legittime, ma dall'altra superate dai fatti e dagli eventi. Però stiamo parlando di banalità, se vogliamo, ma di tragiche banalità. Fino adesso
D'accordo che in alcune regioni, anche per incertezze di vario natura, anche sull'uso in particolare del vaccino AstraZeneca, alcune riserve di vaccino non sono state ancora neanche utilizzate. Somministrate, sì. Però siamo a molto meno di quanto sarebbe comunque necessario avere e quindi molto meno di quanto sarebbe necessario praticare in termini di vaccinazione reale. E poi vi chiederò come mai siamo così malmessi, cioè perché gli Stati Uniti stanno meglio di noi e anche l'Inghilterra, forse anche perché loro se lo producono, però anche perché se lo producono, Lucia, perché questo conterà molto, no? Il fatto che sono prodotti sul loro territorio. Quello sì. Posso riportare una mia esperienza a rafforzare quello che dice il professor Galli? Sì. Cioè, si sta facendo un gran parlare della logistica della distribuzione, mettiamo i militari, mettiamo la protezione civile, verticalizziamo, muoviamo le cose, sollecitiamo le cose e via dicendo. Io sono una cittadina che fa riferimento alla medicina territoriale, appartengo alla ASL 1 di Roma, che è una grande ASL, e mi interfaccio sempre con la mia dottoressa, dottoressa Pesche, bravissima. Dopodiché ho chiamato e ho detto, ma dottoressa, ma come va? Voi siete coinvolti, non è coinvolti, arrivano i vaccini, dovremo registrarvi, eccetera, eccetera. Lei ha detto, mia cara, io vi informerò mano a mano, però le voglio dire una cosa. Io ho 10 fiale a settimana. Sì. Io ho detto, scherza? Lei ha detto, no, faccia delle telefonate in giro. Ho fatto un altro paio di telefonate alle altre sedi dell'ASL1, ma anche qualcuna alle altre ASL2 e 3, e quelle che ho trovato io, magari sono sbagliate, tutte 10 fiale a settimana. Allora guarda, lo confermo perché anche noi abbiamo chiamato il medico della mutua e ci ha detto che ha a disposizione la nostra, che anche peraltro è una dottoressa, anche la nostra, e ci ha detto che lei è pronta a vaccinare, ma queste sono le disposizioni che ha per ogni per tutte le settimane. Allora, questa storia che mancano gli infermieri, i vaccinatori, non vanno bene le primule e prendiamo gli aeroporti. Insomma, io sono una napoletana, no? Si raccontava una volta di Franceschiello che, per mostrare più una delle nostre battute tipiche, quando non si sa che fare in guerra si fa la muina, come diceva Franceschiello, spostate destra a sinistra, da prora a pua. Mi sembra che questo è un pochino, quello, come che dire, sta succedendo al momento, un po' di fumo. Mi dispiace criticare, perché so che la logistica è importante, però mi sembra che al momento ci stiamo occupando del problema della logistica per oscurare il fatto che la logistica ha molto poco da distribuire. Sì. In America, io vengo da una famiglia americana, insomma, cioè nel senso che metà della mia famiglia è americana, ho sposato un americano, sono tutti vaccinati. Tutti vaccinati, però si anche perché ce l'hanno i vaccini, zoo. Noi non ce l'abbiamo. Anche prima che c'è. Tu entri allo zoo, vai, ti presenti e certo, ti vaccinano. E certo, la logistica non è il punto, vai allo zoo, prendi il biglietto, certo, e ti fanno il però vaccino. Sono le fiale che, cioè, ci mancano. È una storia diversa. Sì. Allora, esatto. Massimo Ghini, voglio darti il benvenuto. Scusami, vedo che ti abbiamo lasciato lì in attesa, perché Massimo Ghini ha raccontato l'altro giorno, no l'altro giorno, ormai sarà una decina di giorni fa, sui social, la storia di suo figlio che a 25 anni si è incontrato, com'è andata, dentro una casa con 5 suoi coetanei, previo tampone rapido oltretutto. Sì, buonasera a tutti, innanzitutto. Cosa è successo? Sì, in realtà è stato. Mi sentite? Sì, sì, noi ti sentiamo bene. Scusate, ma ho un ritorno. Allora, gli potete per favore togliere il ritorno nell'orecchio terribile a Massimo Ghini, ecco, che è davvero insopportabile, lo so, perché quando lo sentiamo proprio non si riesce ad andare avanti. Se glielo togliete, magari. Ecco. Allora, tu hai voluto raccontare questa storia perché tuo figlio, che ha 25 anni, si è malato di Covid ed è stato male, cioè per dire ai ragazzi, guardate che poi non è vero che stanno male solo le persone di una certa età, purtroppo in qualunque fascia di età ce lo possiamo prendere in una forma importante. Guarda, Bianca, volevo dire che io sono partito inizialmente, te l'ho anche detto, io non è che volessi raccontare questa storia. Mi sono trovato nella condizione di doverla raccontare. Dico questo perché ci siamo preoccupati e i professori, sia Galli che Crisanti, comunque chiunque abbiamo sentito, ha sempre fatto una disamina esatta di quello che è stato il percorso di questo virus. E dopo la prima
ondata e quella meravigliosa, se vogliamo, partecipazione popolare e l'attenzione che c'è stata, poi è stato buttato tutto quanto via durante il periodo estivo. Adesso non voglio fare, noi non siamo neanche andati apposta in vacanza, non ci siamo azzardati, eravamo rimasti abbastanza colpiti dalla cosa e abbiamo mantenuto alta l'attenzione. Sì. Poi quello che è successo dopo, io ho 4 figli, quindi questo ragionamento per me in qualche maniera si moltiplica, parlo dell'attenzione, è stato comunque sempre quello di avere una, come dire, di fare un percorso attento, perché si è detto anche a casa fin dall'inizio, guardate che non siamo solamente noi genitori, quelli adulti, gli anziani, quelli più legati purtroppo alla possibilità di essere infetti da questo virus, ma sentivo con attenzione quello che veniva detto, che se non stavamo attenti qualche cosa sarebbe potuto succedere anche ai più giovani. Adesso voglio dire, non ci abbiamo mai pensato, nel momento in cui mi sono trovato, ci siamo trovati all'interno di questo dramma. Ecco, ma lo raccontiamo qual è stato il dramma, perché non è che tutti lo sanno. Tuo figlio si è contagiato, a quanto ho letto, in un incontro con gli amici, che però avevano fatto dopo aver eseguito tutti un tampone rapido, vero? Che succede? Non funziona il collegamento con Massimo Ghini. Vabbè. Secondo collegamento dopo la scorsa settimana, che ci salta così, appena messo in piedi, vediamo se è possibile riattivarlo oppure no. Non è possibile, mi dicono che in questo momento non funziona. Benissimo. Allora scusatemi, andiamo avanti, poi sentiremo la storia del figlio di Massimo Ghini, che appunto a 25 anni è stato colpito dalla polmonite bilaterale, quindi la forma più grave, è ricoverato in ospedale. E lui giustamente ha voluto raccontare questa storia per dire a tutti, attenti, che non è che solo le persone anziane poi vengono subiscono il Covid nella sua forma più pericolosa. Può succedere anche a un ragazzo giovane. E senta, professor Crisanti, a proposito di quello che diceva prima Lucia Annunziata, cioè la logistica. Ecco, è tornato Massimo Ghini. Ci sei, Massimo? Ci sono? Ecco, sì, ci sei. Allora, stavo raccontando che tuo figlio è andato a questo incontro. Arrivo dunque. Sì. Niente, non c'è niente da fare, va bene. Mi dispiace davvero, mi scuso con tutti, ma tecnicamente non sono stati in grado di mettere in piedi questo collegamento. Professor Crisanti, lei prima, a proposito della logistica, al di là del fatto che i vaccini non ce l'abbiamo, è stato molto critico nei giorni passati sull'idea che poi la distribuzione di questi vaccini fosse stata affidata a questo generale Figliolo, che è stato nominato pochi giorni fa dal Presidente del Consiglio, insomma dal governo. Addirittura ha detto la dovevano affidare all'amministratore delegato di Amazon, che sarebbe andato molto meglio, perché loro sì che si occupano di far arrivare i loro prodotti in tutte le case degli italiani. Perché ci crede poco all'investitura di questo generale? No, guardi, non ho detto questo, anzi mi dà pure l'opportunità di precisare. Io ho detto semplicemente che era importante avere una persona nuova competente, e ho detto semplicemente che non bisognava fare a meno di grandi esperienze tecnologiche che sono maturate e che hanno dimostrato proprio di saper distribuire con grande precisione. Voglio dire, se la logistica è un problema, voglio dire, Amazon ci ha dimostrato che riesce a distribuire 20 milioni di pacchi al giorno, ecco, forse, ma non solo 20 milioni di pacchi al giorno, ma tracciarlo dal momento in cui arriva, al momento in cui viene smistato, al momento in cui viene consegnato, e anche verificare se ci sono degli errori di consegna. Quindi insomma sono stati fatti dei progressi giganteschi in questo campo. Io ho detto non trascuriamo queste competenze, ecco. Io non ho detto chiediamolo al CEO di Amazon, io ho detto prendiamo certo, le migliori menti. Non pensavo certo. Che lo volessi affidare all'amministratore. Prendiamo le migliori menti e mettiamole al servizio del nostro paese. Questo leviamogliele, reclutiamogliele. Sì. Ecco, questo vuol dire però che si fida poco proposta, diciamo, del generale che è stato nominato dal governo, del generale Figliolo. No, non vuol dire niente. No, assolutamente no. No, volevo semplicemente dire che
Teniamo Guardi, conto di quelle penso, competenze. Io, tra altre cose, generale Figliuolo lo conosco personalmente ed è una persona estremamente competente. Io ho detto per provocazione non trascuriamo queste competenze che hanno cambiato il nostro modo di essere. Guardi che se adesso noi siamo sopravvissuti in lockdown, lo dobbiamo anche ad Amazon, certo, che ci ha consegnato giorno per giorno milioni di pacchi. Certo. Allora, questo scusatemi, però non tutta l'Italia sta messa male, come abbiamo sentito e come ci dicono i numeri, perché c'è una regione invece che è tornata da pochi giorni in zona bianca ed è la Sardegna, quella che poi quest'estate invece sembrava essere stata la più colpita, però solo poi nella parte della Costa Smeralda, perché parliamo di quella, proprio dalla ripresa dei contagi. Siamo andati a vedere adesso com'è, Lucia, com'è tornare a vivere in una zona bianca dove si può uscire la cena, andare in un ristorante, sia pur fino alle 11, quanto lo desidereremmo tutti, e andarsi a prendere un aperitivo alle 6 del pomeriggio, diciamo, o alle 7 o alle 8, come succedeva fino a un anno fa. Sentiamo. Questo è il nostro albergo. State sistemando però già per riaprire. Sì, la stagione la iniziamo il 1° di maggio. Qui c'ho 50 ombrelloni. Sardegna zona bianca, no? Sardegna zona bianca, grandissimo risultato. Come è stato quando l'avete saputo? Una gioia incredibile, anche perché da quando si è conclamata questa situazione le prenotazioni sono aumentate tanto. Io sono piccolo, ho 28 camere. Però abbiamo fatto in 2 o 3 giorni 20.000 euro di prenotazioni e è quello che aspettiamo noi di lavorare. Ma bellissimo, un sacco di aria di libertà, aria di normalità. Da lunedì 1 marzo la Sardegna è zona bianca, è l'unica regione in Italia. Per mantenere sotto controllo i contagi, il presidente della regione Solinas ha introdotto l'obbligo di certificati vaccinali e di negatività o in alternativa di test rapidi in porti e aeroporti dell'isola. E con le nuove regole qui i ristoranti sono aperti anche a cena, i bar fino alle 21. Da un po' di respiro. Esatto. Dopo tanto tempo chiusi in casa. Gli effetti sull'economia si vedono subito, immediatamente. Si sono visti sul lavoro dal primo giorno e quindi cerchiamo di tenercela stretta. Sono quasi le 6 nel resto d'Italia. Si stanno per far alzare tutti i clienti dei bar, voi rimanete aperti. Sì, com'è? È una sensazione ormai strana, perché a quest'ora ci scambiavamo i messaggi, ricordati che stiamo chiudendo, fai alzare. Ma è una stranezza che si avvicina alla normalità, ecco, quindi ci fa piacere. La scorsa estate la Sardegna è stata un po' il simbolo, no, dell'inizio della seconda ondata, i locali pieni, senza mascherine. 3 locali, 4 locali. Gestiti contro le regole, hanno rovinato un'intera isola e un'intera categoria. Era il momento di rispettare le regole e oggi lo è ancora di più. Stasera tutti prenotati? Sì, fortunatamente tutti prenotati, ci stanno riversando tutti a prendere un po' di libertà, un po' di respiro. Emozionato perché rivedere tutti i ragazzi a lavorare è un piacere, perché tenere questi ragazzi qua a settimane alterne per il lavoro non era bello. Godiamoci questa zona bianca, ma senza fare troppe sbicchierate in giro. Sono le 8 di sabato sera e questa è una delle piazze principali di Cagliari. Se voi fate un giro in mezzo alla piazza, okay, è un tutto stare insieme. Se rispettiamo tutto e come stavamo facendo, infatti ci hanno messo in zona bianca, si va avanti e continuiamo bene. Se invece non rispettiamo niente, andiamo anche in zona rossa e stiamo di nuovo tutti a casa. Saluto mio padre, love you papi, baby, ciao Giulia, ti amo. Beh, insomma, per ora la Sardegna ce l'ha fatta e speriamo appunto che tutto resti così. Quanto ha contato, professor Galli, il fatto che sia un'isola nel farla tornare rapidamente in zona bianca? Beh, sicuramente che sia un'isola conta. Che abbia una densità di popolazione sicuramente non confrontabile a quella delle aree metropolitane del continente conta molto. Certo. Che questo periodo dell'anno e periodi immediatamente precedenti non abbiano visto la presenza di persone, una significativa presenza di persone che venivano da fuori conta pure.
che tutto questo equilibrio sia fragilissimo, non c'è dubbio. Non c'è dubbio, purtroppo, e che situazioni appunto di affollamento che si vengono a creare, magari anche sull'onda dell'entusiasmo, siano oggettivamente pericolose, è altrettanto fuori di dubbio. Soprattutto tenendo conto delle varianti attuali, della loro capacità di essere maggiormente diffusive, maggiormente affini per i nostri recettori, nelle nostre cellule dell'apparato respiratorio, e per loro essere particolarmente capaci di infettare giovani e giovanissimi. Ecco, è vero che l'infezione nei confronti dei giovani e giovanissimi nell'ultimo mese ha superato quella che riguarda invece le persone più anziane? È un fenomeno che si misura, direi, a strati, a scaglioni, in termini di successione. Bambini e giovani, bambini a scuola e giovani in generale che hanno motivi di socialità magari maggiori rispetto agli adulti, che vengono infettati per primi e in questo caso vengono infettati in maniera efficiente, cosa meno marcata, anzi decisamente con un tasso inferiore per quanto riguarda le varianti precedenti. Bambini e giovani infettano gli adulti e le persone di mezza età e poi si arriva agli anziani. Ora siamo alla fase di una espansa presenza dell'infezione tra i giovani e tra le persone di mezza età, insomma, tra i giovani e i loro genitori. Allora, quando riusciremo ad arrivare a vedere anche numerosi anziani infettati, non ci voglio pensare. Forse anche un po' di meno, perché un po' di vaccinazioni sono comunque state fatte però in questi mesi. Nei confronti un po' di vaccinazioni. Allora, Massimo Ghini, finalmente speriamo che ci sei e non te ne vai più. Ci riproviamo. Ci riproviamo, veramente. Ma ci racconti allora rapidamente cosa è successo a tuo figlio. Sì, ti dico, sono sintetico perché il racconto purtroppo credo che sia fotocopia di tante storie simili. Non veniva da nessuna festa, non c'è stata nessuna aggregazione, come dire, illecita. Stando però fuori casa si è accorto di non sentirsi bene e anzi si è preoccupato telefonandomi dicendo: papà, io credo che qualche cosa qui non vada e non rientro a casa proprio per paura di contagiarvi o comunque di creare altri problemi. È stato chiamato un medico amico che ha parlato direttamente con lui, è arrivata un'ambulanza e l'hanno portato in ospedale, dove purtroppo gli hanno rilevato la polmonite bilaterale, per fortuna in forma ancora non così violenta, insomma. E poi sì, appunto, è un giovane ragazzone pieno di salute, credo che tutto questo in qualche maniera aiuti sicuramente. È stato curato seguendo il protocollo che esiste per queste situazioni e poi è stato passato, una volta guarito da questo, in un Covid hotel, okay, dove è arrivato, diciamo, alla seconda fase. Ma al di là di questo racconto, torno a ripetere che purtroppo si ripete, non c'è niente di nuovo. La cosa che mi ha veramente irritato e sulla quale vorrei porre l'attenzione è il fatto che, girando e vivendo in una città come Roma, mi accorgo alcune volte, passando in luoghi che so essere punti di ritrovo, e sono stato giovane anch'io e ho passato anch'io quel momento come tutti. Oggi però, di fronte a questa difficoltà e a questa tragedia che sta attraversando il mondo, pensare ancora di vedere gruppi di giovani aggregati in luoghi dove secondo me dovrebbe esserci l'intervento delle forze dell'ordine, e lo dico proprio assumendomene qualunque responsabilità. Parlo perché da padre io voglio che i miei figli stiano bene, voglio che i miei figli si divertano e voglio che i miei figli passino, come tutti, voglio dire, certo, questo però, momento però terribile. Però continuare a non avere una chiusura legata poi alla speranza, che è quella che dobbiamo portare avanti noi, più che critiche o considerazioni, speranze che arrivino i vaccini, speranze che si superi la pandemia, speranze che si torni a lavorare, perché la situazione è drammatica per tutti, però contemporaneamente ci vuole, secondo me, una sorta di pugno di ferro, cioè, da questo punto di vista. Dovremmo tornare a richiudere tutto, perché spesso e volentieri dovremmo tornare. Non vedo altre alternative.
Io non sono un virologo, non sono un medico in un paese in cui sono tutti direttori tecnici, no? Sai che quando sì. si parla di calcio e altre cose tutti dicono la loro. Io mi attengo alle parole che sento e le ultime parole sentite dal professor Galli e da Crisanti mi mettono ancora più paura, ma a maggior ragione mi spingono e ci devono spingere ad avere un'attenzione reale e concreta e forse qualche volta a dire dei no, se no siamo un po' una classe di genitori che lo so, ma non è facile perché poi i figli ce l'abbiamo tutti no. maggiorenni, per cui non è così semplice poi lo so, tenerseli chiusi a chiave nostri, dentro casa. Visto che si è parlato di guerra lo so. Però, ecco, però siamo stati capaci di fare la resistenza, dobbiamo cercare di essere resistenti. Ecco, però anche dovremmo in cercare momento. Più di responsabilizzarli retorica, che cercare di dire che poi dobbiamo certo. chiudere tutto perché non siamo capaci di responsabilizzare i figli, perché parliamoci chiaro. Poi questa chiusura implica anche per tantissimi sacrifici economici spaventosi, no? Allora, scusatemi, ecco, intanto è arrivata adesso la notizia che ci sarà un rafforzamento delle misure nelle zone gialle, possibili weekend in zona rossa in tutta Italia. Questa è l'indicazione del CTS nella riunione di oggi, un lockdown generalizzato, ecco, quindi come ipotizzato in questi giorni non rientra tra le indicazioni del Comitato, il Governo non lo avrebbe preso in considerazione. Però potrebbero esserci, quello di cui si è parlato prima, dei ritorno di quei weekend in rosso anche per le zone gialle, quindi con tutto chiuso e divieto di uscire di casa se non per questioni di lavoro oppure di salute. Rapidamente perché devo chiudere, professor Galli, la ritiene una buona indicazione? Che vuole che le dica? Io credo che si dovrà seguire la situazione giorno per giorno e che in questo momento diventa veramente fondamentale cercare di applicare una strategia che veda, avendocelo, il massimo possibile delle vaccinazioni e chiusure serrate delle situazioni in cui c'è più virus, ci sono più focolai, potendo arrivare con il poter anche vaccinare a tappeto anche in quelle aree, quindi con una strategia vaccinale sia per fasce d'età e di rischio sia ove necessario ed opportuno per zone. Professor Crisanti, bisogna avere il vaccino. Senta, professor Crisanti, una cosa le voglio chiedere prima di chiudere, ma non sarebbe stato opportuno, come diceva giustamente Massimo Ghini, poi i giovani sono quelli che più si muovono, quelli che più creano anche la diffusione del contagio in qualche modo, pensare di vaccinare per prima loro, per primi i ragazzi? Vista anche questa variante inglese che in qualche modo li colpisce particolarmente, anche se con meno danni rispetto alle persone anziane. Però una persona anziana tende più a stare a casa, quindi a esporsi di meno, a diffondere di meno anche la circolazione del coronavirus. Ma sì, questo è vero. Comunque la maggior parte delle persone che sono morte nelle RSA. E nel RSA il virus ce l'hanno portato gli operatori sanitari, i visitatori, i parenti. Quindi penso che sia stata la decisione giusta aver privilegiato per primo le persone vulnerabili, anche perché questo certo, risponde RSA, proprio ma quello è personale anche specializzato. E certo. Di etica, certo. Però certo. Adesso dopodiché, prendere in considerazione, cioè loro arriveranno ultimi tra gli ultimi. Sì, è una scelta giusta? Sì, guardi, io sono d'accordo che i giovani meriterebbero più attenzione, anche perché vaccinando i giovani si limiterebbe il contagio e allo stesso tempo gli si darebbe la possibilità anche di tornare a scuola, perché abbiamo già detto altre volte certo. La didattica a distanza purtroppo, se possibile, aumenta le differenze sociali, favorendo chi ha genitori a casa, che hanno una cultura elevata, chi ha i mezzi per computer e chi ha in aree con elevata copertura di rete. Quindi penso che dovrebbe essere presa in considerazione. D'altronde Israele a un certo punto ha detto: bene, vacciniamo tutti i giovani, così certo. Li mandiamo a scuola e li facciamo fare gli esami. E questo penso sia stata una decisione giusta. Bene, allora grazie al professor Crisanti, al professor Galli, a Lucia Annunziata, a Massimo Ghini. Io vi saluto. Vi voglio far vedere che cosa c'è stato oggi a Roma, perché insomma sapete che molte attività sono chiuse e appunto quella